Allora, professore, innanzitutto qual era la necessità di avere un registro italiano per l'asma severa non controllata? Ma il registro viene dalla necessità appunto di poter raccogliere dati su questi pazienti da diversi centri, e l'occasione è nata con i progetti della ricerca indipendente dell'AIFA. Presentammo una proposta, fu approvata e quindi lo studio è andato avanti dal 2011 all'inizio del 2015, coinvolgendo sia dei centri clinici e sia dei centri epidemiologici. Il registro serve sostanzialmente a raccogliere informazioni di carattere anamnestico legate appunto alle caratteristiche dei pazienti con asma grave non controllata, i fattori di rischio e il tipo di terapia che utilizzano, nonché dati ovviamente anche sull'uso dei servizi sanitari, comprese le ospedalizzazioni. Ecco, facendo un quadro un po' dell'epidemiologia italiana, cosa emerge appunto dal registro? No, il registro naturalmente, come dicevo, è stato appena completato e noi abbiamo offerto all'AIFA i risultati di questa sperimentazione e ci auguriamo che poi l'AIFA ritenga utile implementarlo in maniera routinaria in tutte le regioni d'Italia. Il registro serve sostanzialmente a poter fare degli studi raccogliendo appunto casi in genere appunto severi, perché diciamo, le informazioni sull'asma in totale vengono dalle informazioni, diciamo, che vengono dalle indagini epidemiologiche di popolazione, ma volersi focalizzare sui pazienti più gravi e raccoglierne un numero sufficiente necessita appunto lo strumento del registro. È uno strumento, il registro, molto utilizzato nel nord Europa, in particolare in Scandinavia. L'importante del registro è che debba essere poi un'iniziativa pubblica, tanto che noi appunto abbiamo posto il registro presso l'Istituto Superiore di Sanità. Senta, andando comunque a qualche dato che magari emerge, per quanto riguarda l'asma a insorgenza precoce e a insorgenza tardiva, ecco, quali sono le caratteristiche che avete visto? Sì, fondamentalmente che ci sono delle diverse caratteristiche relative per esempio alla componente allergica. La componente allergica è molto più frequente nell'asma a insorgenza precoce che è quella a insorgenza tardiva. Inoltre l'asma di insorgenza precoce è più frequente in coloro che vivono in zone urbane, mentre l'asma di insorgenza, diciamo, tardiva è più frequente in coloro che vivono al di fuori delle zone urbane, ed è molto importante l'aspetto anche legato al lavoro. Questo è un argomento molto importante, nel congresso ne è stato parlato più volte. Questo congresso qua a Londra è stato molto dedicato alla problematica ambientale, che molto spesso nella pratica clinica viene un po' disattesa, ma credo che sia sempre più importante per i medici clinici condurre un'anamnesi accurata anche sui fattori di rischio ambientali e occupazionali, perché affidarsi esclusivamente alle virtù taumaturgiche del farmaco per le malattie croniche, come ci insegna l'Organizzazione Mondiale della Sanità, non è una strategia efficace. Senta, per quanto riguarda invece le comorbidità, quali sono quelle più frequenti riscontrate insieme all'asma severa non controllata? Sì, diciamo, quelle che sono legate, diciamo, a quella che qualche collega ha chiamato la upper airway disease, cioè le comorbidità legate appunto alla rinite, alla sinusite, quindi delle alte vie aeree, mentre sono meno frequenti per esempio anche la comorbidità con la broncopneumopatia cronica ostruttiva. Oggi si parla molto di ACOS, di questa malattia che sarebbe appunto la sovrapposizione di asma e COPD, però probabilmente appunto questa rende conto solo di un decimo di questi pazienti. Senta, infine avete appunto analizzato anche i dati di trattamento farmacologico e questi pazienti risultano molto aderenti. In realtà, se poi si guarda dati internazionali sull'aderenza in generale ai trattamenti, non è così il dato. Come mai è così elevato nel vostro caso?
Sì, e ovviamente questo faceva parte del criterio di ingresso, perché dovendo appunto selezionare pazienti con asma grave non controllato, noi diciamo come criterio di inclusione era quello di pazienti che fossero generalmente step 4 e step 5 delle linee guida GINA, e quindi tutti più o meno utilizzano, diciamo, un farmaco, e generalmente proprio per il modo di inclusione nel registro sono ben aderenti, ma sappiamo appunto che poi anche l'asma, diciamo questo tipo di asma, nonostante l'aderenza al trattamento, purtroppo appunto dà luogo anche alla persistenza di sintomi, alle ospedalizzazioni eccetera. La differenza con i dati per esempio dell'OSFAD eccetera è che questi prendono in considerazione l'universo dei pazienti, e io penso che la differenza nel caso di una malattia come l'asma sia appunto legata alla gravità, e molti pazienti hanno asma, ma questi sono la maggioranza, hanno un'asma lieve o moderata. Una minoranza ha l'asma grave, e quindi probabilmente i pazienti con asma lieve o moderata, nonostante siano anni che le società scientifiche, chi si studia l'asma, insista sulla necessità, essendo una malattia infiammatoria cronica, di un trattamento continuo, molto spesso il paziente di asma lieve, quando sta bene, smette il trattamento.